Lavori fermi al palo nelle aree del centro Italia colpite dal sisma, dove l'Associazione Nazionale Alpini realizzerà 3 strutture. La burocrazia rallenta l'inizio dei cantieri. Giovanni Funari, capogruppo degli Alpini di Accumoli, della sua casa non è rimasto che un mucchio di macerie. Sogna di vedere il paese rinascere, ma dice: temo che con questi ritmi non succederà. Fabrizio Franceschelli, noto giornalista Rai, ha raccolto più di 400 testimonianze dei reduci della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Il prezioso lavoro è custodito in 7 DVD de La Guerra in Casa. Le sale, cioè le casette, sono pronte, diciamo il villaggetto attorno c'è e quindi l'aspettano con ansia questo edificio, in modo che possano avere un ritrovo, insomma, e questo ci hanno promesso gli alpini, e noi sappiamo che mantengono la parola, e quindi siamo soddisfatti di questo. C'è attesa nelle Marche, ad Arquata del Tronto, affinché la struttura polivalente che l'Associazione Nazionale Alpini ha promesso loro di costruire venga presto realizzata. Ad impedire ad oggi l'inizio dei lavori è ad Arquata, come ad Accumoli nel Lazio e Preci in Umbria, gli altri due paesi terremotati dove l'ANA realizzerà spazi aggregativi, la burocrazia. La burocrazia rallenta, però abbiamo concordato che noi vogliamo essere veloci, rapidi, quindi cerchiamo tutti i mezzi possibili, compatibili, per poter risolvere questa lungaggine. Numerosi sopralluoghi realizzati da parte del presidente Favero e del responsabile della Commissione Grandi Opere Cordiglia, affinché, come a Campotosto, le promesse prendano forma. Oggi abbiamo fatto proprio il giro sulle 3 progetti che abbiamo previsto, quello di Preci, quello di Accumoli e qui ad Arquata del Tronto. E sono veramente desiderati, perché diventeranno punti di riferimento, punti di ritrovo, punti di aggregazione per la popolazione che sta pian piano ritornando, magari in queste casette provvisorie, alla loro terra d'origine, che è la cosa fondamentale. Ci adeguiamo ai tempi, alle normative che ci sono. Purtroppo noi scalpitiamo, vorremmo essere molto più veloci e rispondere di più alle esigenze della popolazione. Però dobbiamo seguire la legge e quello che faremo. E poi ce la metteremo tutta per essere velocissimi. A Preci la struttura si integrerà con un progetto più completo che il sindaco ha in mente di sviluppare ed avrà non solo una valenza aggregativa ma anche turistica, con una sala ristorante per 100 persone e alcune camere con circa 20-25 posti letto. Medesime le dimensioni della struttura di Arquata, con un ampio salone per riunioni e conferenze e alcuni locali, uno dei quali diverrà la sede del gruppo Alpini, in quanto la vecchia, distrutta dal sisma, non esiste più. Più ampia nelle dimensioni quella di Accumoli, un fabbricato su 3 piani per uno sviluppo turistico. Ci sarà al piano terra, più o meno seminterrato, locali per poter depositare le mountain bike, sciolinare, partire con le ciaspole, perché da lì partono parecchi sentieri escursionistici estivi e invernali. Al piano primo un salone ristorante, anche lì come minimo 100 persone di capienza, e al secondo piano camere per 28-30 posti letto. 229 vittime, oltre 400 feriti, ancora 5.000 persone ospitate in strutture di accoglienza, oltre 50.000 gli edifici non utilizzabili, 215.000 verifiche necessarie sugli edifici pubblici e privati. Sono i numeri a 2 anni del sisma che vedono ancora tanti comuni in situazioni disastrose, nello specifico i più piccoli dei 140 ricadenti nel cratere sismico. Sì, diciamo che il cratere purtroppo è vastissimo, se sono dopo diciamo il secondo terremoto di ottobre si è allargato tantissimo, quindi ci stanno tantissimi paesi che magari sì, non hanno avuto quello che abbiamo avuto noi, cioè la distruzione totale, però comunque sia vivono i disagi del terremoto, vivendo fuori da casa, anche loro con strutture così diciamo approssimative, diciamo. Giovanni Funari è il capogruppo degli Alpini di Accumoli, oggi vive nelle case SAE come molti altri. Ci hanno messo tutti dentro a queste casette, non proprio il massimo, comunque accoglienti, diciamo che per quello che abbiamo avuto e che stiamo vivendo ancora adesso, diciamo che possiamo anche essere contenti.
In particolare ringraziare tutta l'Italia, gli alpini in particolare, che sono stati veramente grandissimi. Sono le penne nere, dice, portando con orgoglio il suo cappello d'alpino, ad averci aiutato più di tutti. Molto c'è da fare, ma la burocrazia rallenta tutto e i più furbi ne approfittano. Ci vorrebbe, secondo me, quello che diciamo è successo su a Cotroi, Poggemona, più potere magari alle amministrazioni locali, no? Che conoscono e sanno quello che veramente servirebbe per... E soprattutto i soldi ci avrebbero dei passaggi più corti e non andrebbero, come dire, non finirebbero in tasche che veramente non c'entrano niente con quello che è successo a noi. Dell'abitazione di Giovanni non è rimasto che un mucchio di macerie. Non torna volentieri in quella che ancora oggi è la zona rossa. L'effetto, dice, non è bello. L'effetto non è bello perché comunque sia... Sono passati 2 anni e vediamo che ancora qui le macerie stanno tutte qui, quindi quelli che ipotizzavano la ricostruzione entro 10 anni già sembra una cosa impossibile, no? E anche il fatto che io ho oltre 60 anni, quindi già la preoccupazione è che non riuscirò a vederlo rinato sto paese, quella è la cosa più brutta, perché sarebbe bello. Forse il regalo più bello di vederlo, non proprio come era prima, però comunque sia, no? Qualcosa che gli somigliasse. La guerra in casa, 7 DVD in cui vengono raccontati gli aspetti umani che la guerra ebbe sugli allora giovani soldati. A realizzare il lavoro Fabrizio Franceschelli, regista di documentari cinematografici e televisivi, inviato del programma Rai Chi l'ha visto, insieme alla moglie Anna Cavasinni e al figlio, fondatori dell'associazione culturale Territori Link, che si prefigge di indagare le trasformazioni della cultura abruzzese. C'è stato un periodo veramente troppo lungo, durante il quale si è ignorato che in Abruzzo c'è stata la guerra, ci sono stati gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, non della prima, diciamo tra virgolette per fortuna, però la Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo vissuta in pieno, per 8 mesi è stato qualcosa di veramente devastante. In una decina d'anni il loro viaggio nella memoria li ha portati a raccogliere oltre 400 preziosissime testimonianze degli anziani che quella guerra l'hanno fatta davvero. La cosa che ci ha appassionato di più è stato l'incontro fortunato avvenuto una decina d'anni fa con alcuni reduci e ci siamo innamorati di loro, del loro sorriso, del loro modo di raccontare, della loro ironia. Persone che avevano subito l'amputazione degli arti inferiori da congelamento, i quali erano capaci di sorridere su questa cosa. Erano dei ragazzi, qui erano tutti contadini qui in Abruzzo, come in gran parte d'Italia, c'era un'enorme percentuale di contadini. Cosa voleva dire per un ragazzo di 20 anni tornare in patria senza avere più la possibilità di reggersi sulle proprie gambe, senza più poter coltivare la terra? Fu una tragedia pazzesca di dimensioni anche psicologiche. Allora non c'erano, come vediamo oggi nei film americani, no? Ci sono gli psicologi, psicoterapie di quelli che tornano dal Vietnam oppure dall'Iraq, no? Allora questi ragazzi tornavano in famiglia sentendosi loro dei paesi morti. Le loro storie sono commoventi tutte. Ognuna ha dentro di sé porta... tanto di quel sentimento, tanto di quel valore al quale oggi non siamo più abituati. Oggi comunichiamo con gli SMS, i WhatsApp. Allora comunicavano guardandosi negli occhi. Si faceva la dichiarazione a una ragazza portandole la serenata, guardandola negli occhi, parlandole. Oggi purtroppo è un po' diverso, ma non è nostalgia del passato così bella e buona. Si tratta di riflessioni che ciascuno di noi dovrebbe fare. Stiamo perdendo qualcosa nella umanità. Allora ecco cosa abbiamo fatto io e mia moglie, andare a recuperare l'umanità. La guerra in casa è stata replicata 38 volte da Rai Storia ed è visibile sul sito www.territorylink.it.